È la nostra 11ª edizione che credo parta in grande spolvero. Finalmente la Regione Campania ha risarcito Salerno di un vecchio debito, nel senso che una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale non veniva neanche lontanamente considerata. Quindi sull'onda di una rivisitazione generale degli impianti turistici, la Regione Campania ha inteso premiare Salerno con un finanziamento che ci mette al riparo e ci mette tranquilli rispetto a tutta una serie di momenti organizzativi che noi ora più tranquillamente possiamo portare avanti. E quindi ci siamo, come dire, consentite qualche lusso in più. Il videomapping sulle proiezioni tridimensionali sulla chiesa di Santa Sofia, sui presepi di sabbia nei pressi della stazione marittima, una serie di concerti e cori dislocati un po' su tutto il territorio, insomma, voglio dire, una serie di iniziative che per il passato non avevamo esplorato né indagato. Dei benefit anche per i turisti con la card delle luci d'artista? Abbiamo promosso questa card che si può acquisire o in via telematica, avrete le istruzioni poi sui social network oppure sul materiale che vi verrà distribuito. È una card che può essere anche dell'italianizzata, nel senso che la acquisire dal telefonino, oppure la si prende nei nostri infopunti e vi darà al turista la possibilità di fruire di una scontistica importante negli esercizi convenzionati, nei parcheggi, nell'ospitalità alberghiera, negozi che verranno compartecipare a questa iniziativa. Penso che non è una cosa assolutamente. Confermato, sindaco, anche l'incremento delle corse per metropolitana e autobus? Assolutamente sì, le solite navette e l'incremento delle corse per metropolitana e autobus. Tenete conto che ora ci sarà un'altra attrattiva che ora dimenticavo, la grande ruota panoramica che abbiamo messo in Piazza della Concordia, che credo sia un must. Spero abbia successo. Salerno è l'evento che promuove più turismo in assoluto nella regione Campania, perché porta 2 milioni e 200 mila visitatori in 2 mesi di evento. Negli anni passati il comune di Salerno non ha ricevuto neanche un euro dalla regione Campania. Quest'anno abbiamo deciso di finanziare per 3 milioni di euro tutto l'evento di Luci d'Artista, perché era giusto farlo. Quindi non è quella di quest'anno l'anomalia era quella degli anni precedenti, quando si ragionava non sulla base del valore turistico di un evento, ma sulla base di altri criteri. Dunque abbiamo riaffermato una linea di correttezza e di equilibrio fra tutti i territori e soprattutto di valorizzazione degli eventi che portano turismo, che poi si riversa su tutto il territorio provinciale. Nelle analisi fatte negli anni scorsi vedevamo che si riempivano gli alberghi fino ad Agropoli, alla Valle dell'Irno, la costiera amalfitana, e ovviamente il turismo si diffondeva poi sul resto della regione, costiera amalfitana, Pompei e così via. Beh, parte anche quest'anno un evento che sarà bellissimo, fantastico, con un 30% di opere nuove. Sapete che ogni anno si rinnova per un terzo, diciamo, il livello di installazioni che mettiamo in città. Sarà una città fantastica, bellissima, un po' di pazienza per i nostri concittadini. Ci dia qualche anticipazione su questo cielo stellato, le brillavano gli occhi quando ne parlava, ci ha raccontato anche che c'è voluto qualche anno per metterlo a punto come voleva lei. Secondo lei il progetto, porta male la parola, ma insomma diciamo il creativo chi rimane, sempre quello che voi sapete. Niente, io ci ho messo 6 o 7 anni per far riprodurre un cielo stellato che fosse, come dicevo, cioè assolutamente realistico, fantastico. Quest'anno ci siamo riusciti. Alla Rotonda vedrete che in una installazione che ha il titolo Le Mille e Una Notte, riproduce questo ambiente che poi dà il titolo a tutto l'evento, c'è veramente una realizzazione straordinaria. Poi avremo una composizione molto elegante su Corso Vittorio Emanuele, la novità dei fiori giganti che abbiamo messo via Duomo,